Passiamo ora a parlare di infrastrutture nel territorio della Bergamasca con l'intervento del presidente della provincia di Bergamo, Ettore Pirovano, in occasione dell'Assemblea degli Industriali di Bergamo che si è svolta nei giorni scorsi. Sentiamo. Da 50 anni stavamo aspettando che succedesse quello che oggi succede. Le strade, per fare in modo che tutti i pulmini che escono da un cancello di una delle nostre bellissime aziende che producono anche altissima tecnologia, non ci debbano mettere più del doppio del tempo dovuto per portare le merci là dove queste devono andare. 50 anni che sono finalmente arrivati a termine, anche perché qui è successo un miracolo. 12 o 13 anni fa il pubblico ha deciso di fare il pubblico e il privato ha deciso di fare il privato. Si sono messi insieme, ciascuno ha fatto bene il proprio lavoro, i sindaci della Bassa si sono messi tutti assieme chiedendo e ottenendo di avere tutte quelle strade che stanno facendo oggi, circa 300 milioni di euro su questo territorio, stanno per essere ultimati, con l'unica eccezione, mi dispiace dirlo proprio qui, del comune di Treviglio, che non ha ottenuto nulla perché nulla aveva chiesto, osteggiando la costruzione dell'autostrada Brebeni. Questa autostrada è il futuro di tutta la regione, insieme alle altre opere che vengono fatte in provincia, insieme alla futura autostrada Treviglio-Bergamo o Bergamo-Treviglio, che una volta era chiamata in un modo complicatissimo IPB, Interconnessione Pedemontana Brebeni. È semplicemente la Treviglio-Bergamo, perché siamo noi che offriamo aiuto al sindaco Tentorio. Bergamo può restare con noi, la vogliamo e le vogliamo bene, caro sindaco, caro Franco, ma serve un ultimo slancio anche per fare in modo che questa nuova autostrada che va a collegare la Brebemi con la Pedemontana, con la A4, che farà in modo che noi si possa andare con le merci in Svizzera a portare i nostri prodotti all'estero senza passare da Milano, e questo è importantissimo per la nostra industria. Grazie. Questo è l'esempio che Brescia e Bergamo possono litigare chi è il muratore più bravo, più veloce, è meglio la squadra del Brescia o la squadra di Bergamo, ma guardiamo le stesse montagne e abbiamo la stessa voglia di lavorare. Grazie ancora.